Vi ricordo sempre che a Badoere domenica c'è la festa degli artisti, gli artisti in piazza che espongono le loro opere e in mezzo agli artisti, se guardate attentamente, troverete anche l'ultimo Goliarda, il nostro amico poeta, lo sberleffatore lo sberleffatore dei clericali. Bene, detto questo. Andiamo un attimino a dare una risposta al nostro amico radioascoltatore che ci aveva telefonato nella puntata precedente sul discorso le nostre posizioni politiche. Allora, col termine politica si va a individuare normalmente due cose precise: politica come gestione della cosa pubblica e politica come relazione fra le persone, relazioni nella vita, relazioni nel mondo. Allora, per quanto riguarda la politica come gestione della vita pubblica, come gestione del potere, a noi questo non interessa. Cioè noi, ogni pagano fa le sue scelte, ogni pagano ha le proprie opinioni, ogni pagano determina il suo fare, le sue posizioni. Chiaramente, siccome ogni pagano si assume la responsabilità delle sue scelte, le scelte che fa non sono delegate al partito, all'organizzazione a cui fa riferimento, ma sono sempre delle scelte sue. Dopodiché noi abbiamo delle posizioni precise rispetto alla vita sociale, alla collettività, al mondo in cui viviamo, dove il nostro concetto di libertà è un concetto che va diffuso. Chiaramente, ripeto, se ci sono i morti di fame da qualche parte, noi non è che ci strappiamo le vesti. Noi non è che andiamo a fare la carità e a dare il pane agli affamati, noi ci interessa rimuovere le cause affinché gli affamati non esistano più. A noi ci interessa rimuovere le cause perché i bambini non siano considerati proprietà di qualcuno. A noi ci interessa rimuovere le cause affinché il mondo non sia inquinato. Non perché il nostro ruolo come esseri umani non sia quello anche di inquinare il mondo, ma perché un inquinamento troppo pesante del mondo ci danneggia. Per cui quello che a noi ci interessa è costruire delle condizioni di vita, di libertà, per cui interveniamo nei processi sociali per quello che possiamo, portando il nostro respiro di libertà. Ognuno chiaramente secondo la sua visione politica, secondo il suo progetto, secondo il proprio modo di guardare il futuro. Chiaramente farà riferimento a un partito anziché un altro, a delle ipotesi anziché altre, però saranno sempre cose sue, non saranno cose riferite a tutti i pagani nel loro insieme. Cioè noi non diciamo a uno devi fare questa politica, noi diciamo queste sono le cose. Dopodiché ogni persona nella sua libertà cerca la soluzione migliore e fa le sue scelte. Magari si può anche sbagliare, si deve sbagliare, perché l'errore ci permette di costruirci. Per cui anche se io dovessi fare una scelta di un partito e dico ecco appoggio quel partito, lo appoggio come Claudio Simeoni, cioè lo appoggio come persona, non come paganesimo. E quando mi accorgo che magari quel partito non va nella direzione che io speravo che andasse per risolvere questo o quel problema, bene, per me quel partito non esiste. Cioè, la centralità non è la politica a priori, ma è il problema che devo andare a risolvere, è la condizione sociale che devo andare a costruire. Questa è la priorità di un pagano. Chiaramente poi non è detto che altri pagani, ricordo che non rispondo a telefonate finché non ho finito, altri pagani fanno delle cose diverse. Per esempio, gli sgozzamenti in Algeria hanno la mia più violenta opposizione e io appoggio un governo algerino che personalmente mi fa abbastanza schifo, però rispetto agli sgozzamenti appoggio quel governo. Che poi ci siano giochi segreti e roba del genere sotto, quello è un altro discorso ancora. Ripeto ancora che non riprendo telefonate. Dopodiché, quando io trovo situazioni disastrose come Ruanda, come Burundi, come l'Uganda, chiaramente ho una posizione rispetto a quelle, però essenzialmente la mia posizione è rispetto alle cause che hanno prodotto questo. Le cause producono degli effetti. Scusate un attimo. Pronto? Ciao, non posso rispondere al telefono, non posso rispondere. Scusate un attimo, ho dovuto per forza tirare su questa telefonata. Non rispondo più al telefono finché non ho finito quello che devo dire. Per cui, quello che diciamo noi è come politica, come affrontare, noi apparteniamo alla vita sociale, noi siamo all'interno della vita sociale e ci prendiamo le nostre responsabilità, ma non come partito, cioè non ci sarà mai un partito pagano, a meno che non fossimo costretti per cose assurde, perché tutti vanno fuori di testa, e allora chiaramente il solito imbecille si prende la responsabilità di
cercare di migliorare la vita, però in teoria non dovrebbe mai esistere un partito pagano, dovrebbe esistere invece dei modi pagani con cui affrontare la vita, un modo con cui risolvere i problemi, un modo con cui guardare l'esistenza. E dopo però quello che succederà in futuro non sta a me dirlo, e gli adattamenti delle persone e le scelte delle persone appartengono a loro, questo non le determino io. E siccome non esiste un obbligo di essere pagani in un certo modo anziché un altro, non esiste un ordine, non esiste qualcosa da fare assolutamente, chiaramente ogni scelta appartiene al singolo individuo, appartiene alla singola persona. Cioè noi non diciamo tu devi fare questo, diciamo che nulla deve impedire di fare ciò che si sente, purché quello che si fa sia nella direzione di costruire la libertà del fare per costruire il potere di essere. Siccome il potere di essere nell'individuo, nella singola persona, cresce solo se cresce il potere di essere in altre persone, è chiaramente uno che muore di fame, cioè una situazione di miseria, non costruisce potere di essere, uccide il potere di essere. Per cui dobbiamo per forza uscire dalla miseria per costruire il potere di essere, per cui dovremmo incidere su tutti quei meccanismi che costruiscono la miseria, perché in presenza di miseria il paganesimo non può esistere. Per costruire la stregoneria e il paganesimo è necessario il benessere, è necessaria la libertà di opinione, la libertà di espressione, è necessaria l'autodeterminazione della persona. Per cui chiaramente dove ci sono delle istanze, dove non c'è l'autodeterminazione della persona, noi saremmo contro qualunque posizione politica prendiamo, ma saremmo comunque contro. Può darsi che abbiamo magari soluzioni diverse, ma saremmo comunque contro. Rispetto alla posizione dei talebani in Afghanistan siamo ferocemente contro. Rispetto alla posizione che hanno i buddisti sul Tibet, noi siamo ferocemente contro. Cioè non possiamo arrivare a trafficare in schiavi, cioè non possiamo accettare certe istanze che non siano istanze di miglioramento delle condizioni di vita delle persone. Dopodiché siamo disposti anche a sapere che esiste il meno peggio, per cui sappiamo adattarci a non chiedere cose assurde, non chiedere cose da fuori di testa, insomma. Sappiamo che comunque le tasse le pagheremo, sappiamo che comunque dobbiamo alzarci la mattina per lavorare, sappiamo che comunque certe cose le dobbiamo fare, sappiamo il valore dello Stato, sappiamo il valore delle istituzioni e chiediamo giustizia per la giustizia, cioè nel senso che la giustizia deve essere equilibrio fra tutte le persone. È chiaro che all'interno di questo tante ipotesi politiche possono nascere, possono svilupparsi e tante possono essere combattute, però non sta a noi dire questo per il momento. Per il momento è importante che l'idea che la persona vive costruendosi è la cosa più importante. C'è questo che noi dobbiamo fare. Dobbiamo far capire alle persone che la loro vita è un'opportunità di eternità, non è un atto di sottomissione, ma è un'opportunità per diventare eterni. Questo dobbiamo fare noi, e solo questo. Dopodiché, se qualcuno dice, bene, a me mi piace quello che dici, cammino con te, bene, ci scambiamo i nostri patrimoni, quello che noi sappiamo, e camminiamo insieme. Quel giorno stesso che diremo, bene, non ci capiamo più, non andiamo più insieme, non possiamo più crescere assieme, benissimo, ci lasciamo. Non esiste nel paganesimo un tesseramento, un essere obbedienti, un qualcosa che è necessità. È sempre mutuo interesse, è sempre mutuo appoggio, è sempre un camminare insieme, è sempre un cercare di vivere al meglio. Questo è il paganesimo. Se fosse delle cose diverse sarebbe un'altra cosa, non sarebbe più il paganesimo, sarebbe qualcos'altro. E nel paganesimo, cioè chi si definisce pagano, esiste anche chi ha delle regole fisse, esiste qualcuno che si definisce pagano e ha dei dogmi di verità anziché avere dei dogmi di libertà. E purtroppo accettiamo anche quello come pagano, però nel contempo facciamo le nostre affermazioni nei suoi confronti e cerchiamo di costruire un cammino diverso, far capire cose diverse. Possiamo riuscire o possiamo fallire, non ha importanza, è la vita che determina la vittoria o il fallimento. Noi dobbiamo fare ciò che riteniamo di dover fare. E dopodiché le cose saranno quel che sarà. Domani vado fuori dalla porta, una macchina mi investe, non sono stato sufficientemente attento, la mia stregoneria è andata un po' a farsi fottere, benissimo. Io non ci sarò più a parlare da questa radio. Per cui le cose potranno continuare se qualcuno le prende in mano. O le cose finiranno se nessuno le prenderà in mano, per cui quello che dico io può anche finire. Ah. No, il fare, l'idea, Nico. Ciao Nico. E adesso
prendiamo il nostro sentiero d'oro. Di sentiero d'oro oggi faremo alcune immagini, sempre immagini della religione romana, le immagini che io ho visto, le immagini che io ho percepito, le immagini che io sono riuscito a trasformare. Esistono chiaramente moltissime cose che non ho visto, esistono moltissime cose che non sono riuscito a trasformare, però la direzione delle cose che io non ho visto è sempre nella stessa direzione, cioè non si possono fare, cioè non è possibile vedere delle cose in contrapposizione a quelle che dico io. Possono esistere delle descrizioni, possono esistere delle affermazioni, però vedere l'oggetto, arrivare a percepire l'oggetto, si può solo ampliare quello che ho visto, non negare e combattere o dire non è vero. Si può dire guarda che tu hai visto tre cose, invece ce n'erano 30.000, sei veramente cieco. E in effetti questo è vero, questo fa parte del mio cammino di libertà. Per cui io vi dico le mie cose e chiaramente se qualcuno vuole approfondire deve andare avanti e deve vedere la vita a modo suo e costruire la propria libertà, il proprio modo di essere, il proprio sentire il mondo. Ora, le immagini di oggi sono i mani, Nettuno, Saturno e Cerere. Cominciamo con i mani. I mani sono coloro dai quali si attinge la forza dell'esistenza. Sono gli antenati, non come discendenza fisica, ma come concentrazione di energia vitale dalla cui fonte proviene l'energia vitale del singolo individuo per sviluppare la propria coscienza di sé. La mia energia vitale ebbe origine dall'unione di quella di mio padre e di mia madre. A loro volta la loro energia vitale ebbe unione dal loro padre, dalla loro madre, eccetera, e così via. Mani è l'attimo in cui l'energia vitale di mio padre si fonde con quella di mia madre, dando origine al percorso attraverso il quale viene formandosi la mia coscienza. Mani è quell'attimo. Potenzialmente ogni essere può contribuire alla costruzione del mani, e ogni mani è potenzialmente la fonte dalla quale sgorgano coscienze di sé in trasformazione. Mani è una particolare concentrazione di energia vitale ottenibile soltanto attraverso l'orgasmo e come tale è manipolazione dell'attenzione degli esseri concorrenti alla sua formazione. Mani vive dunque negli antenati e nel loro fare. Mani è la possibilità di estendere se stessi attraverso la percezione di altri esseri della propria specie, l'ultima possibilità di eternità di qualche cosa di proprio dell'essere umano disperato. I figli, per il comando sociale, sono esseri ai quali è necessario sottrarre lavoro per perpetuare se stesso. Per l'essere umano sono un tentativo attraverso il quale lasciare comunque una traccia di sé, nonostante il proprio fallimento come coscienza. Per l'essere natura è il rinnovarsi delle possibilità della specie, di perpetuare il proprio fare perpetuando l'aspetto dell'essere natura a cui mani si riferisce. Per l'essere terra è la perpetuazione dell'essere umano e del suo fare. Mani non è l'orgasmo che rinnova gli esseri umani cui partecipano. Mani è l'orgasmo che dà il via ad una nuova coscienza di sé. Mani è l'orgasmo degli esseri animali, molto meno quello degli esseri umani, almeno negli ultimi tempi. Mani non rinvigorisce chi partecipa a quell'orgasmo. Mani sottrae ai partecipanti una quantità di energia vitale sufficiente per impostare il percorso di una nuova coscienza di sé. Si rende omaggio a Mani, ma quel Mani non ci appartiene. Fu una scelta di essere precedente al proprio esistere, a determinare la nostra nascita. Noi siamo figli di quel Mani, e nello stesso tempo dobbiamo ignorare quel mani. Noi stessi daremo vita ad altri mani, o forse ci dedicheremo alla ricerca della libertà ignorando i mani, ma del mani da cui traiamo origine è bene cancellarne il ricordo. Ricordare i mani piace molto agli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra, ma non al mani essi mirano, ma a sua madre prediletta, nel loro fare e nelle loro intenzioni, mania. Costei non si limita a manipolare l'attenzione degli esseri umani che attraverso un orgasmo danno il via ad una nuova coscienza di sé, ma mette in atto una serie di fare attraverso i quali manipolare e inchiodare l'attenzione della nuova coscienza di sé
nel suo mani originale. Sono incitati da mania i mani quando sconvolgono la città perché gli esseri umani si sono scordati di loro, eppure essi erano vivi nel fare umano. Mania necessita dell'attenzione, necessita che gli esseri umani mettano i propri mani al centro della propria esistenza. Dove sta la grandezza del mane? Egli è il momento del rinnovamento della specie sul piano fisico, l'evoluzione della specie. Ogni mane rappresenta un cambiamento nella sequenza del divenire della specie. Ogni vivente nella natura immette nel mane qualche cosa di suo in base alle scelte del proprio vissuto. Ogni essere generato dal mane contribuisce alla costruzione del mane modificando il mane da cui si sviluppò. Un essere ha la possibilità di modificare il futuro della propria specie modificando il mane attraverso il quale altri esseri saranno da lui generati. Mani è l'elemento sul quale l'essere agisce per costruire il futuro della propria discendenza. Mania è la rinuncia a questa costruzione in funzione dell'assoggettamento al mani da cui l'essere proviene. Il primo mani prese movimento nelle acque del brodo primordiale. Un solo pensiero l'assillava, dare vita ad altri mani. Riprodursi è un bisogno del mani. Senza quel bisogno si sarebbe trasformato in mania e chiudendosi su se stesso avrebbe condannato all'estinzione la vita fisica del pianeta, mettendo in pericolo l'esistenza dell'essere natura. Mani è alla ricerca della libertà del fare per la costruzione del proprio potere di essere. E mentre fa questo, quest'essere immette nel divenire della specie le variabili specifiche del proprio cammino, delle proprie scelte, della propria volontà. Quando il mani cortocircuita su se stesso si trasforma in mania, rinunciando all'imposizione della libertà del fare per costruire il proprio potere di essere e con questo all'uso della propria volontà. Costui genera figli a propria immagine e somiglianza, ad immagine e somiglianza del proprio mani, ripetendo il già fatto. Nulla di suo e di nuovo viene immesso nella propria discendenza. Se questa operazione dovesse essere ripetuta in continuazione, la specie umana sarebbe candidata all'estinzione. Mania non si nutre solo di gesti ripetitivi ed ossessivi, ma attraverso questi annienta chi vi aderisce. Oltre al mani, dimenticando il proprio mani per trasformare attraverso la volontà, il mani che da noi prende vita impedendogli di trasformarsi in mania. Cos'è tutto questo discorso sul mani? Il mani è il momento stesso in cui avviene il concepimento del futuro essere della natura. Però l'essere della natura non è che deve fissarsi sul mani, cioè fissarsi sul momento in cui la sua coscienza ebbe origine, ma deve costruire se stesso. Costruendo se stesso, quando lui partorirà i suoi figli, lui e la sua compagna, in questo caso perché siamo esseri umani, faranno un mani da cui prenderà vita il nuovo nato. Però soltanto se l'individuo ha dimenticato il momento in cui è nato e ha costruito se stesso, potrà aggiungere qualcosa di se stesso al nuovo nato, cioè potrà mettere qualcosa di suo. Ma se sarà legato al suo mani e continuerà a ripetere in continuazione ciò che fece suo padre, perché suo padre gli ha insegnato, il padre del suo padre, il padre del suo padre, non aggiungerà nulla alla sua specie e la sua specie si richiuderà su se stesso. Per questo è necessario dimenticare il mani, proprio per impedire di diventare maniaci, cioè di adorare mania, cioè di ripetere sempre le stesse cose all'infinito senza costruire nulla, senza aggiungere nulla alla propria specie. E dopo, per cui Mani è una grande divinità. Perché questo? Perché da Mani nascono le coscienze, cioè Mani è la coscienza che inizia il cammino. Per cui è una grande divinità, però nello stesso tempo non va ricordata, proprio perché ricordando Mani si distrugge la possibilità di costruirci. È un discorso abbastanza complicato, però è il discorso reale su quello che è Mani. E voi nella religione romana i Mani sono gli antenati, però non sono esattamente gli antenati. E questo, il fatto che la coscienza si genera dai precedenti, da chi l'ha preceduta, è il fatto che viene costruita dagli antenati. Ma Mani è l'individuo in sé. Cioè è l'individuo che a un dato momento è stato concepito. Quella forma di energia vitale, quell'essere divino che lo ha concepito, cioè quell'essere divino che si è formato dall'unione del padre e della madre, bene, quello è Mani. E adesso arriviamo a Nettuno. Nettuno è un po' più semplice da spiegare. Giove è l'atmosfera, il cielo come essere. Fauno è l'essere animale. Silvano
è l'essere bosco. Nettuno è il brodo primordiale, Nettuno è il ventre entro il quale si sviluppa la vita, Nettuno è il liquido amniotico dell'essere natura. Il mare, lo stagno, il fiume, il lago sono organi dell'essere Nettuno e in essi la vita si muove e si sviluppa in modo poderoso. L'energia vitale scorre veloce nell'elemento umido. Come nella terra, così è in grado di riprodurre gli esseri dell'energia vitale stagnata. Così è in grado di impostare continuamente nuovi esseri per la natura, dando loro la possibilità dell'eternità. Nettuno è una delle madri della vita nella natura, e la vita nella natura è Nettuno quando si rapporta con quanto è umido e bagnato. Non Poseidone il mare, ma Nettuno. Poseidone è il padrone del mare, il re. Nettuno è la coscienza di sé mare, l'essere mare come padre dell'essere terra. Quale immensa diversità fra le due immagini. Poseidone è già l'essere davanti al quale gli esseri umani si mettono in ginocchio. Nettuno è l'essere del quale gli esseri della natura e con essi l'essere umano sono parte. Poseidone è l'immagine del Dio padrone. Nettuno è una coscienza di sé che attraverso la ricerca della propria libertà costruisce il proprio potere di essere. Gli esseri umani si inginocchiano davanti a Poseidone, supplicandone benevolenza, ma non ci si può inginocchiare e chiedere benevolenza a se stessi. Con Nettuno ci si relaziona, ogni qualvolta si affronta qualcosa di umido come relazione di tutto l'umido esistente, ed ogni relazione è una sfida che implica l'impegno della propria volontà. Così la sfida diventa una relazione con l'oggettività, alla quale si cede e si reclama energia vitale in funzione del reciproco vantaggio. Poseidone è come il macellaio di Sodoma e Gomorra, e li gioca con gli esseri umani e quando non si diverte più affonda le navi. Non è egli il padrone? Così l'essere umano può scegliere, abbandonarsi in balia dell'ignoto dopo aver rinunciato all'esercizio della propria volontà, definendo l'ignoto mentre lo travolge con vari nomi come disgrazia, volere divino, Poseidone, o relazionarsi con l'ignoto circostante esercitando la propria volontà e il proprio volere, entrando con esso in relazione. In questo secondo caso l'essere non verrà mai travolto dall'ignoto, ma ne diventerà parte, ignoto egli stesso, agli esseri della propria specie, qualora questa venga travolta dall'ignoto, subendone il terrore. La vita prende forma nell'ignoto e in quell'ignoto si apre un varco verso il proprio divenire. La vita non si chiede da dove viene, ma tende ad espandersi nell'esistente. Nettuno ne è parte, Poseidone è il suo nemico. L'atmosfera, il pianeta, il bosco e il mare sono esseri, aspetti dell'essere terra, relazionandosi con i quali si ha mutuo scambio di energia vitale. Silvano si relaziona prevalentemente con pastori, contadini e abitanti dei boschi o vicino ai boschi. Nettuno si relaziona con marinai, paesi rivieraschi, paesi vicino ai fiumi, solo per il fatto che, rispetto a questi, rappresenta l'oggettività sulla quale si concentrano le linee di tensione relative alle varie soggettività. Nettuno è dunque diverso da Silvano? Quando il fiume attraversa il bosco e il bosco giunge con le sue radici a lambire il mare, ogni concentrazione di energia vitale ha caratteri diversi a seconda delle specificità delle linee di tensione o dei flussi di energia, quasi sempre la stessa cosa, che li attraversano. Dunque Silvano non è Nettuno, in quanto le linee di tensione e i flussi di energia vitale sono diversi. Nello stesso tempo, il Nettuno del Mediterraneo non è lo stesso Nettuno dell'Oceano Pacifico, pur essendo ciascuno parte di un solo Nettuno. E questa immagine è abbastanza più facile da spiegare. E il mare come coscienza è più vicino alle religioni monoteiste, mentre invece Mani è molto molto lontano, cioè è tutta un'altra cosa. Nettuno invece è più spiegabile, perché fa parte del mondo che ci circonda, fa parte del divino che ci sta attorno. E con quel divino, sviluppando il nostro divino, noi possiamo diventarne parte. E dopo Nettuno, abbiamo visto i mani che sono una tensione di vita, abbiamo visto Nettuno che è un oggetto in sé, e vediamo invece adesso Saturno. Saturno è un'altra cosa ancora. Saturno, quando un essere umano può essere considerato un Dio? Quando, forzando i limiti del proprio esistere, fagocita sapere, conoscenza e con esse, conduce l'oggettività in cui vive a trasformarsi, migliorandone la soddisfazione dei bisogni. I sognatori, attraverso gli infiniti mondi della percezione, i guardiani, affrontano le contraddizioni dell'esistente, costruiscono il loro corpo luminoso nell'oggettività che li ha generati e nella quale vivono.
mentre il missionario cristiano saccheggia l'oggettività per appagare il proprio bisogno di miseria e di arrogante superiorità, il guardiano costruisce se stesso in relazione all'oggettività in cui vive. Costruendo se stesso, costui trascina o contribuisce a trascinare il sistema sociale in cui vive, migliorandone le condizioni di esistenza. A volte il guardiano fallisce, ma si forgia provandoci. Altre volte i risultati non sono appariscenti. A volte sembra che le cose vadano nel verso opposto a quello desiderato dal guardiano. Qualche volta il suo intervento è tanto importante da cambiare la rotta del divenire del sistema sociale stesso. Saturno è il guardiano. Saturno è l'essere umano che vive sviluppando il proprio potere di essere in relazione col sistema sociale in cui è nato. Saturno è l'essere che non si accontenta dei risultati fin qui raggiunti dal sistema sociale, ma lo forza per migliorarlo. Saturno non dice «è tutto sbagliato». Saturno dice «va tutto bene, ritocchiamo e miglioriamo questo o quell'aspetto». I miglioramenti di Saturno avvengono mediante l'uso delle mani, mediante il lavoro. Non mediante l'imperio del comando dell'ordine, attività propria del comando sociale, dedito all'esercizio della propria sopravvivenza mediante lo sviluppo del proprio potere di avere. Saturno opera, non comanda di operare. Per il fatto di agire un passo più avanti nello sviluppo del sistema sociale in cui vive, egli diventa il trascinatore, il re, il Dio. Concetti assolutamente estranei al Dio padrone dei cristiani. Il potere di essere pervade il regno di Saturno. È il potere di essere, l'essenza dell'età dell'oro, di saturnale memoria. Quando il comando sociale non era ancora impregnato di potere di avere, quando non era necessario accumulare la ricchezza e possedere schiavi, quando il concetto di giustizia era equilibrato fra le parti e non un'organizzazione funzionale alla sottomissione degli esseri umani più deboli all'interno del sistema sociale in funzione dei bisogni del comando sociale. Saturno insegnò a coltivare la terra, sottolineo, insegnò a coltivare la terra. Prometeo ruba il fuoco agli dèi per donarlo agli esseri umani, per questo viene precipitato dagli dèi negli abissi. Cosa ne facevano gli dèi del fuoco? Ne nascondevano l'esistenza per terrorizzare e dominare gli esseri umani, perpetrandone la sottomissione. Prometeo ruba loro il fuoco e lo regala, non lo vende o lo baratta, agli esseri umani. Prometeo combatte gli dèi per donare una scintilla di libertà agli esseri umani. Così Saturno non baratta il suo sapere, né lo usa per dominare gli esseri umani. Forse per questo corre voce che Zeus, non Giove, lo precipita dall'Olimpo cacciandolo dalla Grecia, ma lo regala. Cosa ne riceve in cambio Saturno? Essere circondato da esseri umani più felici, con meno angosce, con negli occhi e nelle mani la speranza e non la disperazione e l'impotenza. Un'ottima base per un guardiano, dal quale spiccare il volo trasformando la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Perché Saturno viene considerato un dio infernale? Perché il guardiano è in grado di percepire il lato nero della luce, il lato nel quale le cose esistono in potenza, in attesa che le condizioni le rendano manifeste. Questo è un aspetto riferibile anche a Conso. Vivere il lato nero della luce è una prerogativa del guardiano. Solo il guardiano, attraverso il continuo forgiare se stesso, può attingervi. L'essere umano comune è ristretto entro i muri del proprio divenuto e bloccato dal proprio condizionamento educazionale. Le feste di Saturno erano l'uscita dal buio. Come il guardiano, estendendo al sistema sociale in cui vive il suo sapere, le sue intuizioni, la sua percezione, spinge il sistema sociale verso una nuova luce, così la fine del mese di dicembre è la fine dei corti e freddi giorni dell'inverno. Il sole inizia un nuovo ciclo e il sistema sociale si avvia a una nuova primavera. Le feste erano licenziose. Che scandalo! Gridavano i preti cristiani. Per i cristiani la vita deve essere dolore per i loro servi. Come si permettevano i pagani di godere di piacere sesso? Per i cristiani il sesso deve essere trasformato in fobia, in violenza, ma in piacere reciproco. Durante queste feste gli schiavi comandavano i padroni e i padroni servivano a tavola. Non cambiava certo la relazione sociale, ma serviva a ricordare ai padroni equilibrio nelle relazioni, cosa questa che i cristiani non potevano nemmeno lontanamente concepire. In epoca imperiale Saturno fu identificato con Crono, ma Crono è il mutamento, il tempo, nato dall'unione del cielo con la terra, l'oggettività in cui manifestarsi. Saturno è il guardiano. Anche se il suo fare induce al mutamento nella direzione delle trasformazioni del sistema sociale in cui vive. Saturno è solo un essere umano.
Crono è l'essenza dei mutamenti, il loro respiro. L'abbinamento è avvilente, sia per Crono che per Saturno. Saturno fu accostato anche al Baal Fenicio, Cartagine. Baal è il principio maschile della vita all'interno della natura. Un guardiano può essere indifferentemente uomo, donna o gay. Il suo fare lo qualifica come guardiano, non il suo sesso o le sue pratiche sessuali. Baal è caratterizzato dal proprio sesso indipendentemente dal suo fare. Anche in questo caso l'abbinamento non è pertinente. O la veggenza romana si stava spegnendo, o i bisogni e le necessità del comando sociale si stavano raffinando, dovendo soggiogare ogni espressione umana alle proprie esigenze. La seconda ipotesi è quella reale. All'arrivo dei cristiani, l'età dell'oro era ridotta ad una favola che ogni adulto si vergognava a raccontare ai propri figli, tanto lontano era il ricordo e tanto feroce era l'annientamento nel presente del principio speranza. E questa è l'immagine di Saturno. Anche Saturno è più facile da spiegare. Saturno è l'essere umano che forza i limiti della ragione e da fuori i limiti della ragione pesca qualcosa che può servire al sistema sociale. Andare fuori dai limiti della ragione significa forzare se stesso, significa mescolare il proprio crogiolo, per cui significa effettivamente forzare, andare a percepire ciò che la ragione non è in grado di descrivere. Per cui chiaramente riuscire a vedere questo essere umano come un Dio significa effettivamente avere l'idea che ogni essere della natura, ogni cosa, è un Dio che cerca di costruire se stesso nell'eternità dei mutamenti. Scusate un attimo solo, la quarta immagine di oggi è Cerere. È una delle immagini che mi piacciono moltissimo, una delle prime forze che ho incontrato dal punto di vista pagano. Cerere è la forza che spinge a crescere, qualunque crescita, qualunque espansione di qualunque essere. Se di Quirino ce ne sono tanti, pur tentando tendendo il divenire umano all'unicità di un unico Quirino, di Cerere c'è un solo centro in cui convergono tutte le tensioni di tutti gli esseri, a qualunque stadio di sviluppo appartengano in questo sistema solare. Cerere è la forza di espansione all'interno del sistema solare, anche se la sua messa a fuoco da parte dei veggenti italici fu riferita e legata al ciclo agricolo. La sua importanza consiste nella concezione del divenire proprio della filosofia religiosa romana. Era completamente sconosciuta la filosofia scolastica e è la filosofia che nei secoli dovette difendersi per sopravvivere agli attacchi dei cristiani. Il divenire era nella crescita. La crescita non era un fatto meccanico, era un avvenimento in cui sono coinvolte volontà, determinazioni e necessità. Dunque, la crescita è un atto di magia. Un atto di magia, non un atto di imperio alla gesuita tipo «fermati vento che mi stai rompendo le palle». Un atto di magia in cui, come nell'alambicco dell'alchimista, convergono vari fattori onde produrre un effetto. Questo effetto è la crescita delle coscienze di sé e la forza che le spinge a crescere, dilatarsi e trasformarsi è Cerere. Cerere costrinse l'essere sole a diventare una coscienza di sé. Cerere spinse la terra a diventare una coscienza di sé percorrendo il proprio sentiero del sé. Cerere spinse la natura a diventare una coscienza di sé e a percorrere il proprio sentiero del sé. Cerere spinge ogni essere, sia fisico della natura, che fatto di energia vitale, a svilupparsi continuando a percorrere il proprio sentiero, sviluppando la propria coscienza di sé. Cerere è per la coscienza ciò che la forza di gravità è per l'acqua, la costringe a seguire il proprio sentiero. Cerere è un centro da cui dipartono linee di tensione atte a stimolare la crescita della coscienza di sé lungo il proprio cammino, ma non ha ritorno da chi percorre trionfante il proprio sentiero. Cerere è dunque un essere destinato a sparire, in relazione ai successi degli esseri per lo sviluppo della loro coscienza di sé, lungo il sentiero del sé. Cerere si trasferisce negli esseri appena questi acquistano l'autonomia per crescere ed espandersi. Essi modulano l'energia vitale utilizzando la volontà attinta da Cerere e modificata nel corso dell'evoluzione della specie cui appartengono. Cerere non è un dio padrone. Cerere non domina gli esseri. Ella è all'interno degli esseri e le sue caratteristiche sono femminili
anche se un veggente maschio, alterando la percezione, all'inizio del suo cammino le attribuirà caratteri maschili. Cerere è Venere della vita. Essa sviluppa la sua volontà attraverso la manipolazione delle condizioni attraverso le quali la volontà si manifesta. Il ciclo del fare di Cerere nell'agricoltura è il ciclo del fare di Cerere nel sistema solare. Sono analogie attraverso le quali il veggente estende la propria visione nell'esistente. L'energia vitale si trasforma in coscienza di sé per l'intervento di Cerere attraverso Venere. Vervactor e Obarator preparano il terreno su cui la coscienza deve formarsi. Reparator prepara il rinnovo della coscienza di sé ad ogni nascita. Imporcitor guida la coscienza di sé lungo il cammino del sé. Insitor induce la coscienza di sé a non gettare via l'occasione per diventare eterna, eccetera, eccetera, eccetera. Cerere spinge l'energia vitale a diventare coscienza di sé, spingere le coscienze di sé ad essere oggettività attraverso la quale sviluppare altre coscienze di sé. Cerere, dopo essere stata la spinta attraverso la quale l'essere terra divenne coscienza di sé, fu anche la spinta per lo sviluppo della coscienza di sé natura e di tutte le coscienze che al suo interno annaspano nel tentativo di diventare eterne. Il comando sociale, dopo il 496, usò il suo tempio come deposito degli archivi della plebe e come centro dell'intendenza. Poco importa, le decisioni del comando sociale non si discutono, si possono solo subire. Inoltre, come Cerere è la spinta dell'energia vitale per trasformarsi in coscienza di sé, così la plebe di Roma era la spinta per far di questa città la capitale del mondo. Gli altri, i ricchi, i nobili, i patrizi, altro non erano che dei parassiti, come il macellaio di Sodoma e Gomorra è un parassita della vita. Lanciare una volpe con una fiaccola accesa attaccata alla gola o al dorso è un atto crudele. Ma la concentrazione dell'attenzione nell'atto serviva a scacciare l'energia vitale stagnata da quella terra. Ci sono sistemi meno crudeli di sacrificare in quel modo una volpe, ma l'atto scenico era molto importante per concentrare e convogliare verso lo scopo l'attenzione degli spettatori. L'attenzione degli spettatori era il vero strumento col quale il mago agiva per liberare la terra dall'energia vitale stagnata e attraverso quel fare liberare gli spettatori dall'energia vitale stagnata che si era accumulata in loro. E questa è l'immagine di Cerere. Cerere è dunque una forza che attraversa tutto l'esistente e che lo spinge a nascere e a crescere. Cioè la nascita e la crescita sono la stessa cosa, cioè appartengono allo stesso movimento. Nascere significa aumentare la quantità di esseri e di coscienza all'interno della natura. Crescere significa aumentare la propria qualità, la qualità della propria coscienza all'interno della natura. Per cui nascere e crescere, quantità e qualità, sono sempre forza spinte da Cerere. Cioè, Cerere è questa forza di crescita che attraversa tutto l'esistente, che attraversa tutto l'universo. E con queste sono quattro immagini del Sentiero d'Oro, le mie visioni della religione romana. Allora, vediamo un attimo questa telefonata e poi andiamo avanti. Pronto? Ciao, ciao, sono io, Anna Maria Venezia. Ciao, Ciao, mi sentite? dimmi. Ostrega, si sordi tutti. Dimmi. Ciao, Dimmi. dai, sta qua, dai, che ci ascolto. Mi volevo dare un'idea, cosa si sto cerere? Sì, perché stavo ascoltando, forse sarò anche un po', non sai che sono tanto intelligente in questa maniera, no? Però il Cerere ha dato tutto, però secondo te come tu hai parlato in modo codesto, in modo talmente bello, perché dire la verità, hai dato questo Cerere, ma secondo te no, è la prima volta che sento questo nome. Mi puoi dare magari udienza, qualcosa di buono? Certo. Perché, guarda, è la prima volta che lo sento. È una novità per me, sono l'Anna Maria di Venezia. Sì, Però, te lo subito. ti permetti? Sì. Guarda, mi è una curiosità talmente bella perché Sì. è giusta anche di saperla. Perché sento tante belle cose che tu hai detto in verso al tuo metodo, della tua trasmissione che tu hai fatto, perché stavo aspettando, eh.
attentamente, però hai detto che anche questo sera fa tante cose belle, però non so il significato, in modo che lui cerca di fare. Però mi puoi dare magari sì. un'opinione tu? Ti dico per radio, mi certo. aiuti, amore. Ciao. Ma che posso imparare anch'io? Vale. Mi aiuti? Senz'altro. Ciao, vale, scusi, ma guarda che dico la sincerità. Perché la prima volta ti permetti. Sì. Se uno è in prima in classe elementare, che magari fa gli esami nella bocci, mi sa no. come mia prima elementare, penso di essere più docile e volevo sentire il mondo che Mignanca non ne sapevo, e mentalmente mi sto ascoltando perché ho detto questo Cerer, perché volevo che tu stesso mi spiegassi. Va bene, ti spiego per radio. Ciao! Ciao bella! Un bel bacione a tutti! Ciao, tutte ciao. Gamma 5, eh! Ciao! Ciao! Ciao. Spieghiamo un attimino per Anna Maria il concetto di Cerere. Per noi pagani ogni forza che esiste è una forza divina, cioè è un essere divino. Cerere è una forza che spinge a crescere, spinge a imparare, spinge a diventare tanti, spinge chiunque a crescere. Cioè, se uno dice, io mi fermo qua perché tanto sono arrivato, bene, Cerere lo spinge per andare ancora avanti. Questo è l'essenza di Cerere. Cerere è la crescita, è il bambino che cresce, è l'albero che cresce, è l'essere umano che impara. Cioè, tutto ciò che cresce, tutto ciò che si dilata, praticamente segue l'impulso che Cerere gli trasmette. Cerere è la crescita. A Roma ci fu una triade, no? Che dopo i cristiani fecero la Trinità, in realtà le Trinità vennero scopiazzate dalle triadi romane. Una delle triadi più antiche era liber, libera cerere, cioè era lo sviluppo della la crescita nella libertà, dove cerere era la crescita e liber libera era la contraddizione, cioè il maschio, la donna e l'uomo che crescono nella libertà. Bene, cerere è una forza che spinge a crescere. Dopodiché ognuno può visualizzarla come vuole, può vederla nelle cose che gli piacciono. Per esempio, uno ha un figlio che cresce, nel figlio che cresce può vedere Cerere. Un altro invece vuole vedere, non so, il suo lavoro, fare bene il suo lavoro e far crescere quello che sta facendo. Bene, la forza che spinge a crescere è Cerere. E può chiamarla, cioè può effettivamente dirgli a Cerere, dammi una mano perché qua a me mi sto un pochino rimbambendo. Cioè può chiamarla la forza, può invitarla ad agire. E queste cose si possono fare perché sono coscienze in se stesse. E Cerere è una forza che non porta via niente. Cioè è una forza che dà soltanto e che sparirà. Cioè nel senso che si dissolverà in mezzo a tutti gli esseri dell'universo. Perché non accumula. Perché è una forza che spinge a crescere, però spingendo a crescere, mentre dentro mette dentro se stessa. E questo è Cerere. Cerere è la radice del nome, va dal nome ai cereali, proprio perché i cereali crescendo nutrivano gli esseri umani. Cioè i cereali crescendo fanno crescere gli esseri umani. Per cui si è usato questo nome per definire questa forza che attraversa tutte le cose. E qui ho finito. Andiamo un attimino a fare ancora il discorso sulla conferenza, che ormai siamo arrivati alla penultima trasmissione, prima della conferenza. La conferenza di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria si terrà in sala radio di Gamma 5 in via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova, il giorno 26 giugno alle ore 20:30. Farò una relazione di circa un quarto d'ora, 20 minuti, sul nostro concetto di trascendenza e immanenza. Cosa pensiamo noi che sia la trascendenza e l'immanenza e come ci rapportiamo in ciò che è la trascendenza e l'immanenza su quello che concepisco io. Se è chiaro che se un altro dà un significato diverso al termine di trascendenza e immanenza, io questo non glielo posso dire, cioè perché appartiene a lui. Io posso dire ciò che è mio, cioè ciò che appartiene alla stregoneria, al paganesimo politeista, per cui definisco la trascendenza e l'immanenza per come la definisco io, in quanto io quelle cose le uso. Poi ho tantissime altre cose da usare, però in quella conferenza esporremo il concetto di trascendenza e immanenza nel paganesimo politeista e in stregoneria.
L'appuntamento è dunque per venerdì 26 giugno alle ore 20:30 in sala radio via Belzoni 9, Radio Gamma 5 naturalmente, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. E via Belzoni 9 è una laterale sinistra della strada del Santo che da Castelfranco porta a Padova subito dopo la pizzeria Antico Guerriero. Per cui io vi aspetto, se qualcuno ha dei concetti di trascendenza, li pensi, li confronterà. Naturalmente le nostre non sono incontri da birreria, cioè non, sono veri e propri combattimenti, cioè sono veri e propri esposizioni del pensiero, dove il pensiero diventa un modo per far breccia, per costringere a pensare. Per cui non pensate di venire alle nostre conferenze e siamo tutti buoni, tutti amici, cioè siamo tutti buoni e tutti amici, però il pensiero è prezioso, cioè la centralità è del pensiero, il pensiero diventa la cosa più importante da esporre. Allora, l'appuntamento è per venerdì 26 giugno alle ore 20:30 in sala Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. Radio Gamma è la più grande radio del Triveneto. E è stata spostata la conferenza dell'ALT invece a giovedì 25. Giovedì 25 c'è la conferenza dell'ALT sempre in sala radio Gamma 5. La conferenza Magia, Stregoneria, Paganesimo il giorno venerdì 26 alle ore 20:30. E aspetto tutti quelli che hanno voglia di venire a scannarsi un pochino. Andando avanti ancora, abbiamo una chicca. Visto che abbiamo terminato il discorso solito del Sentiero d'Oro e dobbiamo riempire l'ultimo tempo, che non si vede nessuno, era una cosa che volevo già illustrare